In Italia sono più di 96.000, secondo i dati Istat, i senza tetto che si trovano a dover affrontare la stagione invernale senza riparo. Con l'arrivo del freddo si moltiplicano in tutte le città le iniziative di sostegno e aumentano i posti letto nei dormitori per riuscire ad ospitare più persone possibile. Ai nostri microfoni Simona Pagani, responsabile dell'accoglienza del CERMIG di Torino, il servizio missionario giovani che dal 1964 aiuta le persone in difficoltà promuovendo attività di volontariato. La situazione è quella che si ripete ogni inverno, più che emergenza la chiamerei ormai una situazione di tra virgolette normalità, che non dovrebbe esserlo, di tanta gente che vive fuori perché una casa ancora non ce l'ha. Adesso che siamo d'inverno apriamo anche l'emergenza freddo proprio per cercare di moltiplicare i posti il più possibile, di offrire una maggior possibilità di accoglienza. Il periodo di accoglienza varia, di solito in dormitorio maschile è un mese e mezzo. In accoglienza femminile, che invece è anche diurna, il periodo di accoglienza varia a secondo della persona, sono tutti progetti individuali. Il dormitorio maschile nel periodo invernale diciamo duplica i posti, in totale sono un'ottantina di posti, dà la possibilità a chi entra di fare una cena calda, sono stanze da 4 posti letto con il bagno, quindi abbiamo cercato di mantenere un po' l'attenzione alla persona, anche se è un servizio parziale certamente, no? Perché si offre un'ospitalità serale, quindi la cena, la possibilità di dormire in un letto pulito, in una stanza accogliente, la colazione al mattino, la possibilità di farsi una doccia, di lavare le proprie cose e poi al mattino c'è l'uscita. E per chi non parla l'italiano chiediamo come sorta di reciprocità di andare alla nostra scuola di italiano tutte le mattine, 3 ore di scuola di italiano, in modo da permettere alla persona che magari in una situazione di precarietà di riuscire ad inserirsi ad un livello maggiore anche con il passare del tempo nel mercato del lavoro. Persone diverse, percorsi di vita diversi, ma una sorte comune, quella di ritrovarsi senza una casa. E a dominare sono disperazione e solitudine. Le motivazioni sono tante e diverse. C'è chi ha perso la casa, c'è chi ha perso il lavoro, c'è chi magari è un richiedente asilo politico e non ha ottenuto lo status di rifugiato e magari ha perso il diritto a stare nelle accoglienze. Diciamo che durante il periodo del Covid, ad esempio, gli sfratti sono stati bloccati. Quindi adesso, negli ultimi mesi, sono ripartiti e quindi ci sono ritrovati tante persone che sono state sfrattate da casa perché hanno perso la locazione o perché erano morosi o perché comunque era finito il loro contratto. Abbiamo tanti anziani in questo momento, le persone più anziane che incontrano una fragilità anche piccola, se sono sole, se non hanno una rete familiare come figli, nipoti, si trovano davvero in grossa difficoltà. E un anziano solo anche lì è di nuovo nella situazione, magari anche se ha una piccola pensione, di non riuscire ad avere accesso alla casa perché i proprietari, poi essendo un anziano solo, non si fidano ad affittare perché chissà poi se si dovesse incontrare delle difficoltà chi pagherà il posto suo. È proprio difficile in questo momento anche per chi ha gli strumenti per essere in grado di essere autonomo. La locazione è uno dei temi più, secondo noi, in questo momento più gravi. Poi le fragilità sono tante. Noi in questo dopo Covid vediamo anche tante persone che vengono respinte da paesi come Francia e Germania e che provano a chiedere asilo politico qui in Italia. Soprattutto sugli italiani, più che la perdita del lavoro, magari è stata una malattia oppure l'anzianità, una pensione che non basta a poter pagare un affitto. Ecco, anche difficoltà magari di una vita precaria nella sua normalità, che un tempo consentiva comunque di riuscire, no, ad accedere ad una vita normale, adesso non più. Il dormitorio è molto più che un letto in cui dormire. Per chi ha perso tutto, è un posto in cui ritrovare la propria dignità. Non si possono offrire situazioni standardizzate a tutte le persone che sono fuori e hanno perso una casa e sono persone che in questo momento sono in mezzo a una strada. Ma bisogna partire dalla storia personale di ognuno. In base alla storia personale di ognuno, cercare di offrire dei luoghi che siano adatti alla storia di quella persona lì. Perché offrire un'accoglienza sbagliata a una persona che è in difficoltà mina il percorso e tante volte fa sì che poi si cronicizzi quella difficoltà e la persona poi vada a vivere definitivamente in mezzo a una strada. Dal nostro punto di vista servirebbero strutture diversificate, non standardizzate,
forte, capace di ascoltare, di partire dal bisogno della persona e da lì costruire un percorso individualizzato. Molto spesso persone che si trovano senza una casa sono persone che vagano da un servizio a un altro, magari trovano, no, delle risposte, ma il senso per noi è cercare di offrire alla persona una restituzione come persona, non ti do un pasto, ti do una medicina, ti do una pratica burocratica. È una persona che viene accolta in un luogo dove possa sentirsi una persona e in un luogo che possa provare a sentire un po' come casa. Quindi cerchiamo di curare un po' gli spazi, che siano sempre curati, puliti, belli. Tutto questo dà dignità. Allora, una persona che ha perso una casa, prima di una casa ha bisogno di sentire che ha una dignità. Un luogo fisico per proteggersi dal freddo non basta. Spesso chi finisce per strada soffre di dipendenze. Per questo motivo il supporto medico diventa un punto fondamentale da cui partire. Un altro elemento fondamentale è l'intervento della sanità, perché la maggior parte delle persone che vivono per strada sono persone che hanno problemi a livello psichiatrico o a livello di dipendenza da sostanze, e non è offrendo un posto dove poter passare una notte che si aiuta quella persona a fare un percorso, è offrendo una cura adeguata. Noi l'abbiamo visto con una ragazza che è stata per tanti anni qui fuori sul ponte accanto a noi, che nel momento in cui la psichiatria davvero è entrata in gioco con serietà e con responsabilità, con un ricovero di 2 mesi serio dove è stata presa in carico la ragazza, è stata curata con delle terapie adeguate, la vita di questa ragazza è cambiata completamente. Adesso non vive più per strada, vive in una struttura con operatori che anche si riferiscono al campo della psichiatria e che sono operatori e sono in grado di seguirla. Ha cambiato completamente, non solo da un punto di vista sociale, quindi che non vive più in mezzo a una strada, ma diciamo la terapia che assume e consente di avere una vita normale, una vita che adesso è degna di essere vissuta.